Mandi a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati dal vostro Ava come lava. Come sempre andiamo avanti con le missioni e bisogna andare qui, nella valle Yaudie, credo che si pronuncia così, se no vabbè. E detto questo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like e condividete ai vostri amici. Quindi dal teleport, dritti, dove qua c'è il piccolo ponte. Andiamo avanti. Ecco, cortile Lingshu. Ecco, una volta arrivati qua, questo gufo no, ci parlerà e partirà la missione. Quindi riprendo da qua. Ci avviciniamo alla farfalla e in automatico prende il volo e va tipo nelle casette. Molto bene, qua ci sarà un baule comune, quindi prendiamolo. Seguiamo la strada del ponte. Ci sono dei nemici, quindi se volete uccideteli, se no evitateli. Se avete distrutto i nemici vi darà la chest. E scendiamo qua sotto e affrontiamo il primo puzzle. Come possiamo vedere c'è la farfalla che è bloccata. Come si sblocca? Semplice. Prendiamo la teiera e la mettiamo qua, sopra questo piedistallo. Prendiamo l'altra. Mettiamola qua. E anche l'altra. Ecco, voilà. E la prima fatta. O la seconda. E ci dà un'altra cassa e vola. E siamo a 1 su 5. Passiamo con la seconda. Andiamo qua, a sinistra. E possiamo vedere che c'è la farfalla viola. Facciamo cattura le farfalle. E adesso dice recupera le 4 farfalle. Possiamo vedere che la prima è qua davanti. Possiamo usare il vento qua per essere ancora più veloci. 1. 2 che è qua sopra, 3 che è dentro la casetta e 4 è dietro di noi. E voilà. E la seconda è completata. Andiamo avanti qua dove c'è la salita sulla sinistra, cioè dietro di noi. Andiamo avanti qua. Usiamo il teletrasporto. Andiamo avanti. Possiamo vedere che qua c'è il ragnetto, quindi lo facciamo fuori qua sparando ai bauli. Adios. Andiamo avanti. E possiamo vedere che c'è tipo un accampamento, quindi sparate al, come si chiama? All'esplosivo. Boom boom boom, arrivano loro e uccidiamoli. Ottimo, dopo averli distrutti, qua c'è la farfalla arancione, la seguiamo. Torniamo indietro, in parole povere. E voilà. E anche la terza è fatta. Cadeare è un po' arrabbiato, vedo. Non so perché, lo vedo molto triste e arrabbiato. Vabbè, dopo questo continuiamo con la quarta. Scendiamo questa volta. E possiamo vedere che c'è tipo un murales, che c'è la roccia con la farfalla. E prima di tutto prendiamo il gufo. E lo mettiamo qua dove c'è la stalattite, quindi stalagmite, mi correggo. Ok, e adesso cosa dobbiamo fare? Come dal disegno arrampicarci qua. E voilà, e la farfalla esce dal muro, no? E ci sblocca la cassa, la chest. Voilà. E il numero 4 è stata completata. È veramente facilissimo, no? L'ultima, che è questa challenge, no? Del tempo, quindi attiviamola. E usiamo, no? Qua, il potere. E ci spariamo davanti a noi. Arrivati qua, facciamo
attiva e ci fa tutto in automatico. Usiamo il potere e qua siamo arrivati e c'è la farfalla azzurra. Ritorniamo indietro e parliamo con il gufo. Esamina l'antico albero, quindi ritorniamo là. Teletrasporto, ci spariamo. E qua facciamo prendi il ramo. E anche un baule lussuoso apparirà. Adesso ci dice torna al giaciglio dell'Adeptus. E dov'è? Apriamo la mappa ed è sottoterra in questa posizione. Ok, quindi è nella valle, quindi bisogna usare il teleport. E qui, dove c'è questa tipo strada, il passaggio è bloccato. Quindi mi raccomando, bisogna fare la missione che ho dentro al canale, quindi mi raccomando, link in alto a destra ve lo metto, andate a fare, perché se non avete fatto ancora quella missione, ok, non potete entrare qui da fuori. E adesso vediamo subito come entrare. Utilizzando quelle farfalle, bisogna andare lì dove ci sono le due o tre farfalle lì. Ok, e verremo teletrasportati automaticamente dentro. Quindi, cioè, ok, fate la missione che non si sa mai. Eccoci qua. Vedete? Esamina. E puff, ci teletrasporta. Giaciglio dell'Adeptus. Cerca la giara medicinale che è davanti a noi. E conferma. Possiamo vedere che c'è la barriera davanti, vanno le farfalle e il passaggio sarà aperto. Entriamo lì. La camera blindata segreta e voilà. Per finire la missione, non... cioè, se volete aprire, ok, ma per completare la missione non è aprire il baule, ma leggere un qualsiasi testo antico. E voilà, finita la missione. Ok. Quindi tante belle ricompense. Primo gem, due baule lussuosi. E no, è abbastanza semplice questa missione, no? È carina, dalle farfalle, no? Eccetera, eccetera. Bene, questa era la missione. Quindi ragazzi, grazie mille per guardarmi. E spero che questi video vi aiutino. Detto questo, chiudo e come sempre ci vediamo col prossimo video. Ciao!